Una settimana di appuntamenti precede la Notte Europea dei Ricercatori e la Settimana della Scienza. Oggi un'anteprima al Parco Regionale dell'Appiantica. Virginia Polizzi. Ho deciso di portare mio figlio qui perché secondo me avvicinarli a certe materie, a certe scienze le rende molto meno noiose rispetto a studiarle dentro una scuola. Noi ogni anno partecipiamo alla lunga notte della ricerca, penso che debba essere fatto forse più di una volta all'anno perché veramente la ricerca è il futuro. Incoraggiare la partecipazione dei cittadini nella ricerca scientifica. Questo è l'obiettivo della Notte Europea dei Ricercatori e della Settimana della Scienza, che si terrà dal 24 al 29 settembre in tutta Italia. Inizia oggi la settimana di eventi che l'Associazione Frascati Scienza ha organizzato per festeggiare la Notte Europea dei Ricercatori, che si tiene il prossimo venerdì 28 settembre in tutta Italia e che noi organizziamo a Roma e a Frascati e in altre 32 città italiane, anticipandole con una serie di eventi, ne abbiamo organizzati circa 400. Al Parco Regionale dell'Appiantica, a Roma, si è tenuta un'anteprima con un appuntamento aperto a tutti, con prove di arruolamento e programma di addestramento per poter diventare un ricercatore. Devono recuperare le persone, i bambini in particolare, le gemme della ricerca, cioè le qualità che servono per diventare un ricercatore, la curiosità, stupirsi del mondo, il metodo scientifico, cioè applicare sempre un determinato metodo, un criterio alla propria ricerca, la condivisione dei risultati e poi la più importante, la più grande di tutte, la partecipazione. Saranno quasi 400 gli eventi in 34 città italiane per la 13ª edizione di una manifestazione che vuole portare la scienza nelle strade, tra i cittadini, giovani e studenti.